Ciao a tutti ragazzi da Alessia, Alessia Napoletana 91, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, in questo mio nuovo video volevo parlare che adesso ci sarà la sosta delle nazionali e di conseguenza non ci saranno le partite di club. Per quanto riguarda il Napoli, ringraziando il cielo, non ci saranno partite riguardanti i club perché è un disastro, quindi questa sosta cade a pennello per il Napoli, perché comunque abbiamo bisogno di ricompattare forze mentali e fisiche, perché comunque non è un gran periodo, ecco, diciamo così, e sperando che dopo questa sosta si sistema di nuovo la squadra, si ritrova una giusta armonia di tutta la squadra con l'allenatore, si presume, con Ancelotti. Allora, io pensavo che o Ancelotti si dimetteva o De Laurentiis esonerava, però De Laurentiis è sempre stato uno che negli anni non ha mai esonerato il suo allenatore, ha sempre detto andatevene voi, l'ha fatto con Sarri, con Mazzarri, eccetera eccetera, quindi presumevo che non lo cacciava De Laurentiis, perché non è, diciamo, non è il tipo da fare questo, soprattutto perché De Laurentiis comunque ha pensato non gli conviene cacciarlo ora, ancora un passaggio di Champions da passare, un turno di Champions, e fino ad oggi è Ancelotti comunque anche il merito di stare ancora in bilico per poter passare, e bastano 3 punti, anche se come sta adesso il Napoli 3 punti sembrano pochi da fare, ma in effetti non sono pochi per come siamo messi adesso, e poi in più c'è comunque ancora tanti in ballo. Penso che le partite clou saranno contro il Milan, contro il Liverpool, e sarà il passaggio del turno. Lì, se non passiamo il turno Champions, là credo che stesso Ancelotti che si dimette, toglie dall'imbarazzo proprio De Laurentiis, che non è il tipo da esonerare, perché De Laurentiis è fatto così. Poi comunque De Laurentiis non ha manco, tra virgolette, cacciato Ancelotti, perché non gli conviene. Pagherebbe 2 stipendi. Tutto, diciamo, lo stipendio di Ancelotti, che comunque il rimanente che rimane, più il nuovo allenatore De Laurentiis, non è il tipo da dover pagare più cose. Più che altro dice dimettiti tu ad Ancelotti. E succederà così, perché se non sia mai Dio, Napoli bastano solo 3 punti per passare il girone di Champions, e con Liverpool si sa che perdiamo lì, ma si sa, perché neanche un pareggio la vedo veramente dura come siamo messi adesso. Quindi se col Genk in casa nostra pareggiamo o perdiamo, non passiamo, e lì è stesso Ancelotti che si dimette. Se mai non ci rimette lì, veramente, se per quanto abbia da pagare più stipendi, dice goodbye, giustamente, direi giustamente. Allora, le colpe stanno a 50-50. La colpa è metà della squadra, metà di Ancelotti, e anche comunque un'altra percentuale c'era la colpa anche della Laurentiis, perché comunque in tutto ciò hanno tutte le colpe, da De Laurentiis, dalla società, dai giocatori e da Ancelotti. Perché le colpe sono tutte uguali? Perché comunque la squadra, per arrivare a fare questo, vuol dire che allenatore e società e De Laurentiis li hanno portati anche a fare questo, perché io non voglio solo dare colpe comunque alla squadra, che la squadra è anche stata portata a fare questo. Forse i metodi di Ancelotti non piacciono alla squadra, forse gli schemi, forse i cambi, forse i ruoli, forse tante cose alla squadra attualmente del Napoli non vanno bene. Si sono un po' ribellati comunque ad Ancelotti. Do colpa della Laurentiis, che non ha saputo gestire questa situazione, perché comunque tu società, se sei una società tosta, forte alle spalle, tutta questa situazione non la fai proprio venire a galla. Infatti, invece, la sera stessa della partita viene a sapere che il ritiro l'hanno saltato, mani addosso, parolacce, Ancelotti che rimane sul ritiro, i giocatori che vogliono disertare. Diciamo che una società forte queste cose fuori non le può uscire, perché vanno sporchi e si lavano in famiglia. Quindi io questa cosa è stata sbagliatissima della società. Purtroppo noi non abbiamo una società forte alle spalle, abbiamo De Laurentiis che è sempre troppo imprenditore e poco presidente, come dico sempre io. Il fatto dei sceicchi, non ci ho mai creduto che sceicchi arabi, Al-Fayed, come cavolo si chiama, comprano il Napoli, una grande bufala, non ci ho mai creduto. E De Laurentiis a volte è troppo imprenditore e poco presidente, si dovrebbe più preoccupare della squadra, del bene della squadra, eccetera eccetera, invece spesso e volentieri è più imprenditore, si preoccupa solo del malloppo, ecco, diciamo, dei soldi. Per quanto riguarda Ancelotti, io penso che Ancelotti, per carità, rimane un signor allenatore, una persona squisita, veramente, che a me Ancelotti è sempre piaciuto, veramente una bellissima persona, è un grande allenatore, ha vinto di tutto, un grande palmarès, però può darsi pure che il Napoli comunque ha fatto un ciclo di 3 anni con Sarri,
tanti giocatori, secondo me, sono arrivati al culmine del ciclo e hanno finito un ciclo, sinceramente, purtroppo senza vincere nulla, ma penso che questo ciclo sia finito e da quando sono andato al Biolli, a Amsic, abbiamo perso due vendite importanti. Questo oltre Sarri, ovviamente, ma come giocatore intendo che al Biolli e Amsic erano due pedine importanti. Forse l'abbiamo sottovalutati? Le loro perdite? Può essere. A centrocampo, infatti, adesso ci manca un regista proprio bravo. Ruiz, Fabian Ruiz, di rischi non sono di quelle, diciamo, qualità. Al Biolli si sente la sua mancanza in difesa. Si è visto Koulibaly con Manolas, che può più Koulibaly con Manolas. Non ho visto Koulibaly con Maximovic e Loberto. Dio mio. E quindi l'abbiamo sottovalutate. Quindi anche comunque ha sbagliato anche De Laurentiis a sottovalutare queste due grandi perdite per il Napoli, perché comunque Albiol e Amsic, anche Jorginho è stata una grande perdita per il Napoli, perché comunque a livello di giocatore uno come Jorginho non l'abbiamo nemmeno più trovato, lo stesso Amsic, tanto che se non da gennaio Amsic sinceramente io lo trovai fuori luogo, perché era giusto che a giugno se andasse durante l'anno. Per me lo so che Amsic è sempre stato fedele al Napoli eccetera eccetera. Io fossi stato in De Laurentiis avrei avuto più il polso duro, però vabbè, il pugno duro, ma vabbè, lasciamo perdere. E quindi le colpe sono un po' di tutti, forse il ciclo del Napoli è finito. Tanti giocatori, Mertens, Gaion, all'epoca proprio Albiol, Amisic, Allan, Goulam, Isai, secondo me hanno finito un ciclo a Napoli. È dura da accettarlo, è dura da dover fare tutta questa bugia, perché comunque e mandare a casa tanti giocatori che erano diciamo hanno dato tanto a Napoli è una scelta coraggiosa da fare, mandare via per esempio un Mertens, un Caion, Allan, Isai, diciamo che Goulam, è dura farlo perché comunque hanno dato tanto a Napoli, più di 3 anni, molti di loro sono da molti più di 3 anni di Sarri. Però forse il ciclo è finito, è giusto che tanti giocatori che hanno dato tutto al Napoli e non possono dare di più, è giusto che vadano via. Tanti giocatori che sono svuotati, demotivati, scariche, perché hanno dato tutto con Sarri, con all'epoca Benitez, eccetera, eccetera, e quindi non hanno più nulla da dire ed è giusto che vadano via. Per quanto uno sia affezionato come tifoso, per quanto uno si sia affezionato come giocatori che sono forti, bisogna comprare altri giocatori forti ed aprire un nuovo ciclo. Mo che sia con Ancelotti o senza, questo io non lo so. Io non lo so, perché comunque mi viene il dubbio, Ancelotti con altri giocatori farebbe bene o è questo gruppo che non va bene per lui? Poi mi viene il dubbio, se invece è proprio Ancelotti, che ormai che come allenatore più di questo siamo un po' come si può dire, sul viale del tramonto, Ancelotti è come allenatore, non dico che è finito, ma è molto più accomodante, uno che mo si accontenta, o è lui il problema? Perché mi viene da dire che anche Ancelotti comunque ha le sue grandi colpe, comunque che si impone a fare un modulo che non è da Napoli, mette i giocatori nei ruoli non adatti, e Ancelotti che si ostina comunque a vedere quando una cosa non va invece di correggerla. Poi la cosa che io ho detto di Ancelotti che non mi è piaciuta, che durante il ritiro ha fatto poco lavorare la squadra. Ad oggi ci troviamo con molti infortuni, a parte la sfortuna, ma molti infortuni ce li ritroviamo, perché secondo me la preparazione atletica fatta da Napoli non è stata al top. Comunque a Di Maro ho visto tante volte che l'allenamento era sempre breve, spesso giocavano a carte, ma non è per quello, però cioè era un po' a volte anche un po' divertente la cosa, un po' anomala che giocassero a carte, ma in generale secondo me il Napoli avrebbe dovuto fare un allenamento un po' più tosto. Infatti molti giocatori stanno venendo già meno nelle gambe a novembre, sembra la canzone di Giuseppe Ferreri, a novembre, perché secondo me stanno venendo fuori poco nelle gambe, già stanno venendo meno, perché sono svuotati e non è normale che non ce la fanno più a correre a novembre, passare 2 mesi dal campionato è poco. A maggio muoiono, e quindi vuol dire che la preparazione atletica è stata fatta male, come altrettanto da quando il medico del Napoli, il dottore De Nicola, che poi se n'è andato per sua scelta, e curava gli infortuni, dopo poco tempo stavano bene. Da quando abbiamo cambiato lo staff anche medico, ho visto che gli infortuni ci mettono tanto tempo per ritornare, quindi secondo me anche la scelta dello staff medico forse non è stato preso proprio al massimo, ecco. Dobbiamo sceglierlo meglio. Poi ci sono tanti giocatori che hanno la scadenza di contratti e non sanno se rinnovano o no, e quindi giocano con quella cosa e rinnoviamo o no e giocano male. Tanti giocatori invece che se ne vogliono andare e sono rimasti perché il Napoli ha rifiutato tante offerte per loro e loro sono rimasti contro voglia. Forse a quel punto il Napoli ha sbagliato, che tanti giocatori che vogliono andare a PSG, vogliono andare a Manchester City, che sia di Allan, Koulibaly, Gaion, Mertens, Isai, perché anche Isai se ne voleva andare, era giusto farli andare via, perché stanno giocando contro voglia, senza forze, proprio si vede proprio. Quindi
Do colpa anche della Laurentiis e della società su questo, perché tanti giocatori che volevano andare via, per quanto erano comunque perdite importanti, bisognava rimpiazzarli bene, ma mandarli via. E forse questo è stato anche un grande errore da parte della società e della Laurentiis. Per quanto Ancelotti ha anche le sue colpe, ce l'ha, che fa giocare la squadra malissimo. In 2 anni di Ancelotti non abbiamo ancora un gioco, non abbiamo la nostra personalità, non abbiamo un'identità, non abbiamo una difesa solida. Prendiamo non so quanti gol, è vero che c'è. Adesso Manolas è nuovo al posto di Albiol, però anche l'anno scorso comunque siamo arrivati secondi, ma sempre a meno 20 della Juventus e senza vincere manco una Coppa Italia, mentre in Europa League, niente neanche l'anno scorso, e ne abbiamo nemmeno lottato per lo scudetto, che tu dici vabbè, però abbiamo lottato per lo scudetto fino all'ultimo, abbiamo perso per 2 punti, ci sta che Ancelotti non ha vinto nulla, ma ha fatto Sarri 2 anni fa arrivando vicino alla Juve, non vincendo nulla, però lottando per lo scudetto, quindi le colpe ce l'ha anche tanto Ancelotti. Che comunque i giocatori forti ce l'hai. Una panchina, non dico che abbiamo la panchina della Juve, però quest'anno abbiamo comprato un paio di sostituti in panchina. Forse non sono all'altezza di quelli titolari, forse non sono all'altezza di quelli della Juve, però comunque si è fatto comprare un Lozano, Elmas, e comunque diciamo che dell'era De Laurentiis questa è la panchina più forte, la rosa, non i titolari, perché i titolari più forti ce li avevamo con Cavani, Lavezzi, Hamsik, eccetera, eccetera. Ce le avevamo con Higuain, Albiol, Koulibaly, eccetera. Titolari no, non sono i titolari più forti questi, però abbiamo una panchina, una rosa più ampia rispetto a tanti altri anni. Tu Ancelotti non la stai sfruttando bene. Quindi, poi hanno la colpa anche i giocatori, perché comunque finché voi rimanete nel Napoli, che sia che non volete rinnovare, se volete l'aumento, il rinnovo, eccetera, dovete giocare e fare una grande annata. Quindi hanno la colpa anche loro. Le colpe sono in tre, però io ripeto, do la colpa comunque della rendita più grande, perché la società è sua, è lui che si deve far rispettare, è lui che deve tenere il pugno duro, il polso duro. Invece quest'anno ha portato lui al Napoli allo sbaraglio. Comunque c'è da dire che anche Ancelotti non ha un pugno duro, un polso duro, perché comunque Ancelotti quando c'era di fa fare il ritiro, doveva dire nemmanco a me mi sta bene, però muti e fate il ritiro. Ancelotti vede che se ne vanno, ok andate. Un altro non l'avrebbe permesso, secondo me. Ancelotti è troppo accomodante, troppo buono, è uno che fa passare tutto. Secondo me questo è sbagliato, perché io, un allenatore, se non prendi il pugno duro, prendi ad esempio Sarri. Sarri ha messo spesso un paio di volte a Ronaldo, per esempio, in panchina. Se ne frega le conseguenze. Quando Sarri stava a Napoli, mai un giocatore che si è detto ah, no. Lo stesso Benitez, Mazzarri. Invece Ancelotti è troppo debole e la squadra prende il sopravvento. Le colpe qui sono tutti, il fatto dei furti, per quanto riguarda i furti, come sempre, devono sempre fare disinformazione, devono sempre mettere il carico da 90 sopra. Sono furti che è anche successo per caso e non è dovuto a. Dove sta scritto che sono stati i tifosi e gli ultra a fare queste rapine? Alan, Zilischi, eccetera, eccetera, ma dove stanno? Allora quindi fanno sempre disinformazione, dove sta scritto che sono stati i tifosi? Anzi, alcuni mi sembrano, non so se Alan o Zilischi, erano stranieri addirittura, quindi. Fare sempre di tutto un erbo un fascio è una cosa abbastanza ridicola, vabbè, ma come dico sempre io, lo sputta Napoli, lo fanno da una vita, ma ci abbiamo fatto le ossa, ecco, siamo i calli, e non mi tocca più sinceramente, non mi tocca più perché sono abituata che parlano male di Napoli e napoletano, quindi non me ne frega nulla, io so quanto valiamo, c'è il marcio in tutto e dappertutto, che sia nord, sud, centro, quindi ogni volta è facile sparare sempre a goce rossa su Napoli e napoletani, ma. Vabbè, i giornali sguazzano su questo. Per quanto riguarda il resto, quindi le rapine, eccetera, eccetera, è stata una casualità. E non è vero che le mogli dei calciatori se ne sono andate alle loro abitazioni, un'altra bufala. La moglie di Insigne sta sempre lì, Zirischi uguale. Gli altri normali stanno facendo le nazionali. Le mogli dovevano stare solo loro a casa a Napoli. Altra disinformazione. Quindi vabbè, sono tutte sciocchezze. Comunque per 2 click e per 2, diciamo, visualizzazioni e per vendere 2 giornalini, ecco, diciamo, fanno queste cazzate, ma quindi carta conosciuta sono. Per quanto riguarda il resto, adesso c'è questa nazionale. E io per quanto riguarda, a parte che per quanto riguarda Milik, non è che io vorrei dire, l'avevo detto, però mi viene da dire, io l'avevo detto. L'avevo detto che Milik secondo me quest'anno non andava fatto rimanere, perché Milik è uno che da quando ha avuto due lunghi infortuni e molto tossici, stiamo parlando di 2 crociati, non di 2 caviglie piccole e storte, non andava affatto rimanere Milik, perché da quando ha avuto questi lunghi infortuni è diventato deboluccio, molto debole, un minimo infortunio rimane 2 mesi fuori, poi
Poi in generale Milik non è un bomber da due tiri a porta, due gol, ma deve fare sempre quattro tiri a porta per fare un gol. Non è cinico sotto porta, non ha quella razzina. Ti tira anche un grandissimo golasso, ti tira da fuori area, fai un bellissimo gol, poi si mangi i gol facili. Il giocatore e il diciamo bomber forte è quello che fa i gol facili, se i gol difficili con una malattia, con una cosa, riesce a farli. Quindi, nel mio modestissimo parere, Milik secondo me non va fatto rimanere, ma non andava fatto rimanere, perché è uno che anche adesso dicono che si è fatto male. Dicono che si è fatto male, che se lo sta portando un po' di tempo ancora questo infortunio, gli fa male le lingue, gli fa male il bacino, gli fa male qua. Forse è di nuovo un problema, un'altra volta la pubalgia. Dicono no, ma non è niente di grave. Però poi quando gli domandano, ma allora quando ritorna Milik, deve stare un po' di tempo fuori, non ti sa la data. È grave. È grave, non vogliono dire che Milik per l'ennesima volta ha un infortunio lungo. Non lo vogliono dire per non far venire, per non fare terrorismo nel livello nel Napoli, che già abbiamo tanti problemi. Ma Milik di nuovo ha fatto male, e l'avevo detto. Allora, Milik è forte, ma non è un bomber che ti assicura 50 gol all'anno, ed è un bomber freddo e cinico sottoporta all'Higuain, alla Cavani. A Napoli manca quel bomber che sottoporta da un tiro un gol. Già Icardi è più simile su questo. Abbiamo preso Llorente, che con tutta la buonissima volontà di Llorente, a parte la partita con Liverpool e con Lecce, poi è venuto meno, ma lo sapevamo, era un parametro a zero, a 40 anni nella sua carriera ha vinto poco, quindi si sapeva che Llorente era il suo limite, era stato comprato come vice Milik, e io dissi che andava comprato un grande bomber al posto di Milik, e Llorente mi andava bene come vice due bomber, che era Icardi, Cavani o altro. A Napoli manca un bomber, perché spesso noi facciamo tante azioni da gol, ma manca il gol, e non è solo sfortuna. Perché se tu prendi sempre i pali e traverse, è perché sotto porta sei poco cinico, e perché sotto porta non hai quel bomber freddo. Quindi sinceramente a Napoli manca il bomber. Mertens ha fatto tanti gol, però Mertens non è attaccante, già tanto quello che fa ma esterno, quindi di conseguenza non possiamo neanche prenderci con Mertens. Insigne, Callejon, il resto uguale. Insigne anche lui ha poca freddezza sotto porta. Poi vogliamo parlare di Insigne. Insigne è un altro capitolo. Un altro capitolo strano, Insigne è un altro capitolo strano perché dovrebbe essere il capitano. Secondo me la fascia gli pesa troppo. Gli pesa troppo e la fascia da capitano, sinceramente, spesso e volentieri si è montata anche un po' la testa da quando la fascia da capitano. Si sente un po' Maradona, ecco, diciamo, e spesso deve un po' più abbassare un bagno di umiltà, ecco. E poi spesso Insigne viene che, secondo me la fascia gli pesa troppo. Hamsik era un capitano. Era un capitano, un leader silenzioso, perché Hamsik spesso e volentieri non si vedeva e non si sentiva, però manteneva lo spogliatoio tranquillo e sereno. Reina, per esempio, metteva l'allegria, Albiol era il senatore che metteva, sai, il comandante, una certa cosa. Insigne invece tra capricci che fa, e ogni tanto quando viene cambiato si arrabbia, quando gioca male si arrabbia, fa sempre i soliti tiri a giro, e litiga con la tifoseria. Per essere capitano queste cose non le deve fare, perché è lui che deve dare l'esempio, e poi il capitano è quello che deve mantenere lo spogliatoio unito, come faceva Amisi, eccetera, eccetera, Cannavaro all'epoca. Invece Insigne è il primo che fa le tarantelle, e quindi di conseguenza tutta la squadra prende le sue veci e prende il suo esempio. Quindi io non so se Insigne, Insigne è adatto a fare il capitano del Napoli, perché fare il capitano del Napoli ci vuole coraggio, palle, freddezza, amore per la maglia e soprattutto il bene della squadra e tenere la squadra compatta. Insigne è la persona giusta per fare il capitano? Questa è un'altra domanda che mi faccio io da un po' di tempo. Non lo so se Insigne è adatto a fare il capitano del Napoli, perché caratterialmente Insigne è troppo una testa calda. Per fare il capitano del Napoli ci vuole coraggio, ma soprattutto freddezza, e non devi farti prendere spesso dai momenti, ecco. Non lo so. Forse gli abbiamo dato la fascia un po' troppo presto dopo l'uscita da Hamsik, da capitano. Forse Insigne l'abbiamo dato troppo presto, non lo so. Non lo so. E allora, mo ci sono tanti contratti. Mertens, capitolo Mertens, capitolo Mertens. Dicono che va via perché Napoli non gli vuole rinnovare il contratto. Se lo vuole rinnovare, alle sue condizioni. Mertens vuole un piccolo aumento e pretende di essere rinnovato per un paio d'anni. Napoli dice, veramente, più che altro. E per l'età che hai, non sono convinto di voler rinnovare le tue cifre né rinnovare per un paio d'anni. Quindi Mertens e Kayon hanno anche la stessa situazione. Kayon è la stessa situazione di Mertens, che scade il contratto, eccetera. Non so se rimangono. Si parla anche di gennaio, ma io non lo so, non credo che il Napoli si privi di Mertens e Kayon, due pedine importanti attualmente,
già a gennaio. Giugno sì, perché io penso che a giugno vadano via entrambi, perché da 20 quando si fanno grandi di età e fanno anche i rinnovi e un paio d'anni non lo fa mai. Se è giusto o sbagliato non lo so. Forse Gaon, allora io penso che è giusto che se loro, a parte le condizioni che non gli vadano bene, mettono se Gaon pensano di aver finito un ciclo a Napoli, è giusto che vadano via, noi li ringraziamo, li sarebbe sempre, come dice, devoti, e hanno fatto tanto a Napoli, però se è giusto che per loro hanno finito un ciclo, è giusto che vadano via. Però ovviamente, come dico sempre io, per entrambi i casi, che sia di Gaon o di Mertens, è giusto che vadano via, però fuori, non in Italia, perché io non concordo. Quando sono parlato di Mertens, per esempio all'Inter, io non concordo, non concordo perché il semplice fatto che tu ti fai chiamare Ciro il Napoletano, da anni canti canzoni napoletane, sei unito, più capitano tu di Insigne, poi vai a chiudere la carriera all'Inter per un paio d'anni e poi ovviamente chiudi la carriera perché avendo 33 anni e la vai a chiudere all'Inter, anche vincendo o esultando lì, ma non per l'Inter, poteva essere Milan, la Roma, la Juve. Secondo me è sbagliato, lo stesso può riguardare anche di Caion, perché è vero che sono professionisti, è vero che per loro è lavoro, però che ti baci la maglia, Ciro il Napoletano, ho detto Ciro il posto di Dris, poi vai all'Inter a chiudere la carriera, cozza un po' la cosa, quindi vuol dire che sei stato falso. Io continuo a pensare che se Mertens davvero andasse all'Inter è stato falso, perché ci sta che tu vuoi finire un ciclo a Napoli, non vuoi restare più, vuoi cambiare area, hai finito, va benissimo, giusto così. Ti ringrazio perché anche io penso che forse Mertens abbia dato tutto, Mertens e Caion, e forse è giusto così che vadano via, però non all'Inter. È come se Caion andasse al Milan, Caion andasse alla Roma, andasse alla Juve, lo stesso Mertens. Secondo me è sbagliato. Poi ognuno nella vita fa ciò che vuole, però poi se ne prendono le conseguenze, perché se poi Mertens viene a Napoli e viene fischiato, è giusto così. Prendete per esempio quello che ha fatto Higuaín, Sarri, Quagliarella, ecco, l'unico che ha rifiutato le proposte italiane è stato Cavani. Cavani ha avuto ben 2 volte offerte importanti dalla Juve, ha rifiutato. Mi sembra anche una volta dall'Inter. Sì, mi sembra. Le ha sempre rifiutate. Perché Cavani ha sempre detto io, oltre al Napoli, in Italia non potrei andare in un'altra squadra perché non ce la farei. Dovrebbe fare uguale Mertens. E poi Mertens lo fa. Ha sempre mentito ed è sempre stato falso nei riguardi di noi napoletani. Ma noi abbiamo una pellacciatura, quindi mai dovesse andare Mertens all'Inter. Ce ne faremo una ragione. Lì per lì ci possiamo arrabbiare. Poi ce ne faremo una ragione e Mertens sarà uguale a Higuaín, Sarri, eccetera, eccetera. Quindi niente di più, niente di meno. Siamo abituati, ne diamo tanto. Però noi napoletani, come diamo tanto, togliamo tanto all'istante. Quindi Mertens ci deve pensare bene perché sporca poi tutto quello che ha fatto di bello con Napoli. Mertens lo sporcherà comunque. Quindi è bene che facciamo la scelta giusta. E ok, Napoli non ti vuole rinnovare. È giusto che tu vada via, però non in Italia. Se solo lui disse. E vorrei rinnovare, e però se mai dovesse andare via, mai in un altro club italiano. Speriamo che la parola la tenga dura, ma sinceramente ormai non credo più a nessuno, anche Higuaín e Sarri dissero la stessa cosa, ecco. Detto questo, che dire poi per il resto? Ma vediamo un po' questa sosta. Io mi auguro che questa sosta nazionale possa far ricaricare Ancelotti e la squadra, anche se molti stanno in nazionale dei nostri da Koulibaly, Di Lorenzo, Insigne, Meret e tanti altri, Fabian Ruiz, stanno in giro per le loro nazionali. Speriamo, incrociamo le dita, niente infortuni perché noi già siamo molto molto carichi. Speriamo che tornano più forti di prima, speriamo che Ancelotti ci faccia passare il turno di Champions e soprattutto che Ancelotti si dia una svegliata, metti i ruoli e i moduli nei giusti punti, se no se ne può anche andare via. Se mai dovessimo non passare il girone di Champions, è giusto che Ancelotti vada via all'istante. Perché comunque è un girone che, a parte il Liverpool, era un girone molto abbordabile. Ok, Salisburgo gioca bene, ok, la rivelazione, però stiamo parlando che, a parte il Liverpool, abbiamo un girone abbastanza abbordabile, il Genk e il Salisburgo. Il Liverpool era l'unica forte. Tra l'altro abbiamo pure battuta, quindi se mai non dovessimo passare in questo girone facciamo una figura di merda colossale. Tutti, dalla squadra alle allenature, quindi allenatore prima che si dovrebbe dimettere Ancelotti, se mai non dovessimo passare. Il campionato cerchiamo di arrivare al quarto posto minimo in Champions perché i soldi della Champions attualmente a Napoli servono. Servono perché noi abbiamo solo un imprenditore alle spalle. Non abbiamo la famiglia Agnelli, non abbiamo una Fiat, non abbiamo i Sheik, non abbiamo altre risorse se non De Laurentiis. Quindi i soldi della Champions per rinforzare la squadra, per mantenere gli attuali giocatori servono. Quindi mi auguro che Napoli anche al quarto posto ci arrivi in Champions. Però per arrivare in Champions abbiamo tanti rivali della Roma, l'Atalanta, Lazio. Inter, ma Inter già qualificata secondo me,
E abbiamo bisogno di fare una grande parte di stagione nella seconda parte. Come vediamo, Cancelotti toppa anche man mano, giusto che se non si rimette a lui lo mandano via. Il problema è chi viene dopo, non lo so. Perché chi si viene a prendere una situazione del genere in mano? E soprattutto quali sono questi grandi allenatori liberi? Ecco, Allegri secondo me non viene. Allegri è uno che vuole i giocatori come vuole lui, vuole far spendere sul mercato, eccetera, eccetera. Poi uno che vuole la squadra tesa da settembre, fare un ritiro, eccetera, eccetera. Gli altri pure quali sono questi nomi liberi? Ecco, diciamo, quindi non lo so. È una bella gatta da pelare. Io penso che Ancelotti, tranne se perderà molte partite, per esempio, di nuovo, dovrebbe rimanere fino a giugno, poi a giugno secondo me Ancelotti va via e chi sarebbe il suo successore non lo so, non vedo tutti questi grandi nomi in giro. Ecco, a me è sempre piaciuto tanto Conte come allenatore, mi è sempre piaciuto i tempi della Juve, però già è stato a casa dall'Inter, quindi purtroppo non è cosa. Mi piaceva Sarri, ma Sarri ormai ha preso la sua via e quindi il gioco di Sarri io lo sapevo che non sarebbe ritornato, però pensavo che un briciolo di gioco rimaneva, purtroppo no. Sarri ha fatto le sue scelte e anche De Laurentiis forse doveva migliorargli la rosa all'epoca, invece non gli ha comprato nessuno. Questa è stata anche comunque una colpa di De Laurentiis, che non ha rinforzato la rosa quando Sarri la voleva. Poi la Juve, quando si mette in mezzo la Juve, pochi di loro rifiutano tipo come Cavani, quindi vediamo un po'. Per me comunque a giugno bisogna vendere chi ha dato tutto al Napoli, non può dare di più, chi è scarso, Isai, Gullam, eccetera, eccetera, chi non è più ha dato tutto al Napoli, prende un allenatore forte che attualmente purtroppo non vedo questi grandi nomi, però se Ancelotti non può dare tanto è giusto che vada via. E vediamo un po'. L'importante quest'anno è andare in Champions. L'importante quest'anno è qualificarsi almeno nel quarto posto, che serve. Chiudere l'anno così e qualificarsi in Champions. Poi, se passiamo il girone, io penso che se Napoli passa questo girone di Champions, io penso che poi non passiamo oltre, perché comunque incontreremo squadre forti. Lì Napoli avrà molte difficoltà. Quindi semmai dovessimo passare il girone qua. Per quanto che possiamo vincere, che cosa possiamo vincere quest'anno? Secondo me nulla. Perché la Coppa Italia secondo me la vincerà l'Inter o la Juve. E poi comunque anche se dovessimo vincere la Coppa Italia, a me sinceramente non piace come trofeo. Per me non sposta quasi nulla al Napoli, sinceramente. Per carità è un trofeo però. Se mai dovessimo essere eliminati dalla Champions, l'Europa League non sarebbe male. Però a parte l'Europa League, Coppa Italia niente, campionato niente, e Champions assolutamente no. Quindi speriamo che l'Europa League possiamo provare a vincere quella. Ma quest'anno secondo me non vinciamo nulla. Detto questo ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo caos del Napoli, dello spogliatoio rotto, eccetera, eccetera. Mettete un bel like, un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. E ci vediamo nel prossimo video ragazzi. Che dire, è un casino. È un casino enorme questa situazione. Mi auguro che le cose possano migliorare dopo che finiscono le nazionali. L'Italia, vabbè, già si è qualificata, già l'Italia con gli europei, già si è qualificata, ringrazio il cielo. E sono andati Insigne, Meret e Di Lorenzo, che devo dire, tre giocatori forti nostri, orgogliosa di loro. Insigne a volte un po' meno, che mi fa buttare il sangue, però Di Lorenzo e Meret molto forti. Speriamo che Insigne torna con un'altra testa, sennò è uno di prima che se ne deve partire. Che poi tra l'altro Insigne, non ho mai capito se Insigne è giusto farlo rimanere, va per i 29 anni. Ma su Insigne anche ho tanti dubbi, perché comunque è molto limitato, fa sempre la stessa giocata, tanti anni, non è esploso come doveva Insigne, perché comunque Insigne ogni anno dicono che fa il salto di qualità, appunto a me fa solo il salto in eccesso, e diciamo che ogni anno sembra sempre l'anno che deve esplodere, ma secondo me se non è esploso a 29 anni, dubito che succeda dopo, però purtroppo è napoletano, quindi è difficile che lo mandano via, tranne se non vuole andare lui. Vediamo, vediamo ragazzi. Detto questo, nella buona e nella cattiva sorte, forza Napoli fino alla morte. E incazzata, ma pur sempre innamorata, come dico sempre io, perché per quanto io sia incazzato con la squadra, con Ancelotti, con la società, con De Laurentiis, è pur sempre la mia squadra, della mia città, della mia squadra. Conto solo la maglia, perché ad oggi io ho sempre detto una cosa: dopo i tradimenti di Higuaín, di Sarri, di Quagliarella e negli anni tanti altri tradimenti. Perché Amessi che è giusto che è andato via, però anche lì me la sono un po' presa, e per me conta solo la maglia, quindi chi viene e chi va non me ne frega niente, e chi vuole andare via può andare via, chi vuole rimanere deve rimanere convinto, allenatori, soprattutto giocatori, quindi per me conta solo la maglia e conterà sempre solo quella, allenatori, calciatori, presidenti vanno e vengono, conta solo la maglia, quindi forza Napoli sempre, e la squadra della mia città è la mia fede e sarà sempre il Napoli, quindi stop, posso stare incazzata.
per il brutto gioco, per i brutti risultati, perché siamo, quando siamo settima posizione è orribile. Io mi auguro che Napoli si riprenda, ma se andiamo noi in Champions non lo so, vedo tante squadre guarite, Roma, Lazio e Milano comunque ha solo 2 punti in meno di noi, 3 punti quant'è, quindi il Cagliari che sta facendo una grande annata, comunque dobbiamo stare attenti, speriamo almeno nel quarto posto, per me arriviamo o terzi o quarti, non di più. Un miracolo, arriviamo terzi se facciamo una grande seconda parte di stagione, quarti se proprio facciamo male. Se non andiamo in Champions è un guaio, ma un fallimento come annata, un fallimento di Ancelotti, di Laurenti e della squadra. Vediamo bene ragazzi, speriamo bene. Detto questo, forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video ragazzi. Sempre forza Napoli, forza Ancelotti, sveglia, sveglia Ancelotti, sveglia. Ciao a tutti ragazzi da Lezzana, buonanotte, ciao ragazzi.